Cosa fai, mangi? No. Vedo che mangi. Dov'è che andiamo stavolta? Comincia per A. È l'età, è l'età. Abbia a dire. E ragazze, naturalmente, siete pronti a venire con noi per una nuova avventura? Questa volta vogliamo portarvi in Marocco, un paese che amiamo particolarmente. Questa volta vi portiamo però al sud e lo faremo in una maniera diversa. Prenderemo l'aereo. L'aereo. Primo perché abbiamo solo una settimana di tempo e quindi sarebbe inutile spendere 4 giorni tra andata e ritorno prendendo il traghetto. Secondo perché abbiamo trovato un tour operator ad Agadir, che è la Tenere Spirit Morocco, che non solo ci metterà a disposizione una fantastica Yamaha Tenere 700, ma che ci porterà per 3 giorni dove attraverseremo piste sterrate alla scoperta di un territorio, quello del sud, che si snoda lungo la costa atlantica, che noi fino a questo momento non avevamo mai attraversato. Eccoci dunque, per partire abbiamo scelto l'aeroporto di Bergamo e per atterrare ad Agadir, quindi siamo già nell'ultima città del Marocco, nell'ultima grande città che si protende prima del grande sud. Noi però partiamo da un borgo a qualche chilometro a nord di Agadir, che è Tamarat, è lì che c'è la sede dei nostri amici della Tenere Spirit Morocco. E da di lì partiremo e subito dopo il traffico di Agadir, che è bello impestato, svolteremo per dirigerci verso la costa. Fiancheggiamo il Sous Massa National Park, per poi arrivare a Tifnit, che è conosciuta anche per le sue dune che si protendono sul mare. Sono tutta una serie di piccoli villaggi di pescatori, quelli che via via durante il viaggio incontriamo, e sono uno più affascinante dall'altro, nonostante il tempo non sia proprio dalla nostra parte. Un tema che non avevamo preso in considerazione quando abbiamo prenotato questo viaggio con gli amici della Tenere Spirit Morocco, che è quello del Ramadan. Viaggiare durante il Ramadan non è come viaggiare durante tutto l'anno, perché come ben sapete, soprattutto chi è abituato a viaggiare nei paesi arabi o musulmani, durante quel periodo, durante il giorno, è quasi tutto chiuso e le attività e la vita dei villaggi e dei paesi iniziano solo al calar del sole. Ecco, fortunatamente non i ristoranti, che pur in maniera dimessa offrono pranzo e cena, ma anche i distributori dove far benzina. A dire la verità, la Tenere è parca e i chilometri, soprattutto fatti in fuoristrada, non è che ci portino a dei consumi eccessivi. La
Lasciamo la strada di costa per inoltrarci sempre più all'interno della montagna. Le strade asfaltate sono ormai un ricordo ed è la pista quella che stiamo seguendo in un territorio dove la fanno da padroni solamente i pastori e le loro greggi. Seguendo però i ragazzi dell'Atenere Spirit Morocco che ci scortano e ci guidano in questo territorio che altrimenti non riusciremo mai a far da soli, arriviamo nel cuore di un territorio e torniamo poi ben presto sulla costa. Sotto di noi c'è Mirlefte. Che è famosa tra tutti gli appassionati di surf, che sono in tanti che vengono in questa parte del Marocco, perché ha un'onda del tutto particolare che si innalza perché incontra un avvallamento geologico a poche centinaia di metri dalla costa. È proprio qui a Mirlefte che passiamo la prima notte, vero Emi? Sì. La cena è stata spettacolare, sotto una tenda berbera con una vista che guardava verso la costa. Cosa abbiamo mangiato? Pesce enorme, di più. Probabilmente appena pescato e condito di verdure e di spezie e annaffiato con acqua perché gli alcolici non erano serviti, ma noi giustamente per noi non è un problema, non li abbiamo neanche chiesti, ci siamo spazzolati questo buonissimo pesce prima di andare a dormire. La costa offre il giorno dopo altri incontri stupendi, a cominciare da Sidi Ifni. Sidi Ifni è una città di bianco e di blu, proprio come il colore dell'oceano, e ha una storia che si intreccia fortemente con la presenza spagnola in questi luoghi. Non a caso, voglio dire, questo territorio fino agli anni 70 era definito Sahara spagnolo. E non a caso, voglio dire, la piazza centrale di Sidi Ifni si chiama Plaza de España. È stato veramente affascinante, prima di riprendere però lo sterrato che ci ha riportato all'interno del paese. Sì, perché era il momento di raggiungere, dopo una sessantina di chilometri, un altro luogo topico, sempre legato alla storia di questi luoghi, che è Fort Bouzerif. Ed è un forte costruito dai francesi, diroccato, però è stato costruito lì proprio perché da quel luogo si riusciva a controllare tutto il passaggio lungo la costa. È stata un'esperienza bellissima, almeno per me, perché avevamo questa struttura che praticamente affiancava l'antico forte, ma intorno a noi non c'era niente, c'erano solo queste montagne, le stelle, la luna e nient'altro. Il terzo giorno di viaggio l'abbiamo dedicato al ritorno, ma non è stato un ritorno veloce perché su altre strade, magari distanti dal percorso lungo cui siamo arrivati, solo qualche centinaio di metri, ma completamente nuove almeno per noi, siamo tornati su verso Agadir e poi a Tamaract, pronti per la seconda parte della nostra avventura.
In mattinata abbiamo lasciato Philippe e i ragazzi a Tamrak e noi siamo partiti in solitaria verso i territori dell'Anti-Atlante. Non occorrono poi tanti chilometri per immergersi, lasciata Agadir e il suo traffico, di nuovo in dei paesaggi fantastici e selvaggi, perché entriamo mano a mano che procediamo su in sella alla nostra Yamaka Teneri nella zona dell'Argan. L'Argan è un albero straordinario che vive solo qui, in un triangolo del sud del Marocco. È una pianta di cui vanno ghiotte anche le capre, perché è facile incontrarle arrampicate su questi alberi che cercano di brucarne i germogli. Adesso stiamo percorrendo la via dei mandorli, è una via suggestiva perché è disseminata da Xar, in gran parte anche in un buono stato, che ti rimandano a quello che doveva essere la vita di un tempo quando lungo questi percorsi transitavano le merci e le carovane. È ora di girare verso Tafraute, che è la capitale di una valle che si chiama Amern. A Tafraute ci prendiamo un po' di tempo perché il luogo è veramente magnifico. Ci sono Xar, c'è il mercato, ma soprattutto ci sono dei luoghi all'interno del deserto che l'opera artistica dell'uomo ha resi unici. Ventina di chilometri di strada pistosa, ci sono questi grandi massi che sono stati colorati di rosa, di blu, un intervento che per certi versi può anche disturbare, ma che in quella situazione diventa magnifico. Strada praticamente priva di traffico e deserta, tutta per noi, che arriviamo a Talouin. Città molto importante, oltre che avere un suo fascino, perché è la capitale dello zafferano. E qui è talmente importante che ogni mattina c'è uno stabile, tipo una banca, dove vengono mostrati i valori attuali dello zafferano sul mercato mondiale. In giorni normali, fuori dal Ramadan, già in mattinata arrivano gli abitanti del posto ad aprire le varie bancarelle, diciamo così, lungo la strada, che durante il giorno saranno prese d'assalto non solo da turisti, ma anche da mercanti, commercianti che arrivano da diverse parti del mondo, e qui si contratta tutto il giorno calcolando il prezzo attuale di giornata per poi arrivare a quelle cifre che vanno bene tutte e due. E quindi è un continuo contrattare. È un posto veramente bello, che lasciamo un po', voglio dire, con la mare in bocca, un po' per non essercelo goduto fino in fondo, però sicuramente ci torneremo. Un po' perché è ormai giunta l'ora del ritorno, ma abbiamo ancora una grande, bellissima meta che abbiamo già conosciuto e che si chiama Taroudant. Taroudant è una città bellissima, circondata dalle mura, dove il tempo sembra essersi fermato, ma anche il suo cuore, dove esiste il mercato, dove c'è una vita a volte frenetica, è capace di trasmettere delle grandi emozioni.
Sì, Taroudant non è una città veramente turistica e quindi lì, al contrario di tante altre cittadine del Marocco, si può vivere veramente quella che è la vita quotidiana della città. È vero, è anche qui che la lasciamo, insomma, con un bel po' di dispiacere, però le giornate a nostra disposizione sono finite e dobbiamo tornare ad Agadir e riconsegnare la moto. Volta che noi affrontiamo un viaggio, e consigliamo anche a voi di verificare la situazione del territorio andando sul sito della Farnesina, che è www.viaggiaresicuri.it. Ad esempio, andando alla pagina dove ci sono le informazioni in evidenza, in questo momento si raccomanda vivamente, visto il terremoto avvenuto l'8 di settembre di magnitudo 7 nella zona di Marrakech, prima di viaggiare dentro quel territorio, di informarsi bene se ci sono strutture aperte, quali strutture e quali strutture ci sono, che mi sembra un buon consiglio. Dopodiché altri requisiti, a dir la verità, non ce ne sono. La patente, va bene la patente di guida italiana, vaccinazioni, non ne viene richiesta neanche una. Se invece entrate nel paese attraverso le vie marittime, vi verrà richiesto all'arrivo di stipulare un'assicurazione. Come in tutti i paesi dove noi andiamo, all'arrivo nel paese cerchiamo subito di acquistare una carta SIM, perché ha prezzi meno importanti della SIM italiana e in questo modo si può, non dico chiamare, ma collegarsi a internet e attivare i social e quant'altro a prezzi molto più convenienti. Oltre al tipico couscous, che ormai è conosciuto in tutto il mondo e di cui trovate in varie parti dell'Africa del Nord diverse varianti, in Marocco potrete anche mangiare la tagine, che è un piatto tipico di origine berbera a base di carne, pesce o pollo in umido, servito all'interno di un piatto che è proprio il piatto che dà nome a questa pietanza. Molto buone sono anche, e anche la frutta, che molto spesso vi verrà servita con un pizzico di cannella, e poi datteri piuttosto che altri tipi di verdure. Per quanto riguarda pernottamenti, il Marocco non dà particolari preoccupazioni. Gli hotel sono tutti di buon livello, ce ne sono da tutti i prezzi, da quelli minimi a 20 euro a quelli invece molto più lussuosi, che hanno prezzi molto più elevati. Noi solitamente viaggiamo tra il minimo e il medio, però abbiamo notato che anche spendendo poco i livelli delle strutture sono tutti abbastanza buoni. Poter viaggiare in fly and drive è sicuramente un'opportunità, sicuramente è altrettanto è che non tutti la preferiamo. La nostra moto attrezzata con me, con cui abbiamo una sintonia, è sicuramente la scelta migliore. Però è un'opportunità da non scartare, e questa che abbiamo utilizzato per tornare in Marocco è sicuramente un'ottima opportunità, soprattutto contando su un partner importante e preparato come la Tenere Spirit Morocco. Potrete trovare tutte le informazioni sia in calce, a piedi pagina, ma anche e soprattutto sul loro
sito. Sono dei professionisti che mettono a disposizione con le moto, che sono le Yamaha Tenere 700 perfettamente attrezzate, con cui potrete viaggiare sia nei loro viaggi organizzati proposti, sia addirittura in corsi di guida su sabbia, che vengono anche questi proposti organizzati ogni tanto con un programma preciso, ma anche, se credete, in solitaria. E sono moto che oltre a essere perfette da un punto di vista meccanico, vantano una accessoristica di SV Motec che noi, come sapete, apprezziamo ed amiamo. Questa volta siamo arrivati alla fine di questo racconto. Iscrivetevi al nostro canale, mettete mi piace, che per noi è molto importante, e cliccate sulla campanella. Noi vi salutiamo e ci rivediamo per il prossimo viaggio.